caro Sergio, vedo che i preparativi per il nostro evento, come eravamo, Erodoto Incontri del prossimo 6, 7, 8 settembre, non stanno per essere ultimati. Cosa diciamo ai nostri amici erodotiani e amici della tua associazione Tor San Michele riguardo a quanto stiamo preparando? Abbiamo onorato tutte le arti, quindi la pittura, la scultura, la scrittura, la fotografia e, la pittura, e il cinema, anche perché in questo nostro locale, da Sergio La Fiumana, anzi oggi la Villa di Tiberio, si sono girati più di 60 film degli anni 70 in poi. Abbiamo dei ricordi bellissimi e come vedete qui alle mie spalle c'è qualche esempio di quello di che parleremo oggi. La nostra avventura sembrava più semplice, in effetti, quando inizi la cosa sei pieno di entusiasmo e di fantasie, poi mano a mano che le risolvi e le metti in pratica cominci a sentire gli acciacchi dell'età. Però noi ci siamo imposti che non dobbiamo pensare all'età, ma dobbiamo pensare a fare un bel prodotto. Noi per questo evento, come eravamo Erodoto Incontri, abbiamo molte mostre, rassegne di cimeli. E in questo caso in particolare vedo alle due spalle dei manifesti di importantissimi film, 8 e mezzo di Fellini. Ecco, noi stiamo realizzando questo evento presso il tuo locale, ma è evidente che è stato un locale protagonista della storia del cinema e su ogni film, in onore al tuo nome, Sergio Leoni, che io so che Sergio Leone diceva che tu eri il suo plurale. Di 8 e mezzo tu cosa ricordi? Che rapporto ha avuto con te, con la tua vita e con questo locale? Beh, oggi mi vedete 75enne, no? All'epoca avevo 16 anni, anzi 15. E quando venne questa produzione a cominciare a preparare le strutture per fare 8 e mezzo, che al primo impatto sembravano volessero costruire un grattacielo, perché si trattava di tubi innocenti, di palcature, e non sembrava che volessero finire ad andare per aria, perché sono partiti dalla spiaggia e salivano verso il cielo. Ma io parlo di 60-70 metri di altezza su una spiaggia che ormai è a livello del mare, no? Da 0 a 70 metri, con tutte scale che salivano su, no? Ed erano due torri bellissime, immense, che andavano su, tutte in tubi innocenti. Una, quelle che vediamo nel finale nel film, certo. Quindi erano talmente una struttura fantastica che da Ostia, da Roma, c'era la fila di macchine a venire a vedere che cosa stava succedendo all'Idroscalo. E con questa produzione, con questo film, è nata la storia del cinema all'Idroscalo, in effetti, perché qualcosa prima già era stato fatto, ma era minore, erano più spezzoni, ma particolare di qualche film, ma non la parte più importante del film, no? Difatti questa parte richiude un carosello che tutti quanti ricorderanno, la musica di Fellini, che faceva pa 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 pa, era un carosello circense quasi, no? Ed era l'allegria di Fellini, l'allegria di tutti i personaggi di quel film che portavano a ballare su una rotonda da circo, tutti quanti intorno giravano intorno a questa torre, ai piedi di questa torre, e sembrava appunto con dei vestiti bellissimi, vestiti da sera. C'era il comico, c'erano i clown, c'era il vestito da sera delle protagoniste, delle artiste più importanti. E dico, c'era il Monsignore, c'erano i prelati, c'erano parte del Vaticano qua, delle comparse del cinema, perché Fellini in quel film ci mise tutto e di più, perché voleva far vedere che tutti hanno il diritto di divertirsi, tutti fanno le pazzie, le follie, e lui era il primo folle del film, insomma. E Mastroianni era un personaggio eccezionale,
L'amico pure era una persona bellissima, ma poi che cosa c'è stato che ci ha fatto entusiasmare, ma non tanto a me quanto a mio padre. Mio padre che all'epoca, io adesso gestisco io il locale, ma all'epoca c'era mio padre, la mia famiglia, io ero un ragazzino, quindicenne, e mio padre proprio in l'occasione comprò un pulmino 850 della Fiat, che erano appena usciti questi pulmini, per andare a fare la spesa, perché avere 100-150 persone al giorno da mangiare pranzo e cena e colazione era un lavoro immenso, e quindi c'era bisogno di comprare tanta roba, e andavamo ai mercati generali a comprare, a fare la spesa. E così spesso e volentieri io guidavo questo furgone a 15 anni, questo pulmino, questo furgoncino. E mi ero inventato una cosa, perché mi ero reso conto che quelle troupe dell'epoca difettavano in una cosa: adesso quando arriva una troupe arriva prima il bar e la parte alimentare, e poi arrivano le comparse, gli attori e i tecnici, ma è essenziale la parte del mangiare, del sostegno per le persone che lavorano, no? E quindi con mio padre decidemmo che io la mattina alle 6 preparavo il pulmino e lo riempivo di termos di caffè, cappuccino e tè, e poi andavo a comprare 3-4 scatole di cornetti, perché quando arrivavano questi affamati a lavorare sulla torre, a fare le prove di comparse, no? Le prove dei costumi, i costumisti, gli attrezzisti, c'era di tutto, era una cosa, io già sentivo la musica senza averla mai sentita, sembrava un circo vero e proprio, ed era una cosa veramente entusiasmante, specialmente per un ragazzino di 15 anni, no? Che riceve dal padre l'autorizzazione di prendere il pulmino, che me l'ha sempre negato, prendere il pulmino e stare sul posto, collocarsi sul posto e fare questo servizio. Servizio che durava fino alle 10:30, perché alle 10:30 io mi ero inventato un'altra cosa: la pizza con la mortadella, perché dovevo fare un break con la pizza con la mortadella, la pizza bianca tagliata e riempita di mortadella, ed era una cosa eccezionale. Allora, birre, aranciate, Coca-Cola e pizza con la mortadella, go-go, è stata una cosa importantissima. Poi, mentre tutti quanti gli operai, le manovalanze e le comparse erano 300, e a mezzogiorno l'una mangiavano i cestini, arrivavano i cestini, posso assicurarvi che quei cestini li ha mangiati mezza ostia, perché i curiosi era pieno, e quando arrivavano i cestini non si fermavano a darli ai 150 del cinema, 150-200 personaggi che c'erano a lavorare intorno al film, ma li davano pure al pubblico, quindi tutti mangiavano col cinema con Fellini, e se lo ricordano ancora, perché i cestini di allora erano veramente buoni, non erano improvvisati né tantomeno attaccati al centesimo per guadagnare, era veramente l'Italia del boom economico. Era l'Italia del boom economico, e dentro a quei cestini c'era veramente l'abbondanza. E quindi questo accadeva sul posto, in mezzo al prato, dove adesso c'è sta il porto turistico di Ostia, ma i VIP, quindi gli ospiti, per esempio le dico una, Sofia Loren non lavorava fino alle 8:30, però era costantemente ospite di Fellini, e venivano a pranzo da mio padre qui al ristorante, e qui al ristorante arrivavano sempre tutti i giorni 60-70 persone, che erano i VIP della scena centrale, no? Quindi l'aiuto regista, il regista, l'aiuto regista in quelle occasioni erano due o tre, ma uno, quello che ci rimase impresso era Pasolini, perché poi lo abbiamo rivisto altre volte qui da noi. Quindi gli attori principali, cioè, mi ricordo, oltre a Mastroianni c'era appunto la Milo, e poi c'era quello della strega, Alberti, il proprietario della strega di cuore, no? Era un personaggio enorme, gigantesco, e poi tanti altri attori minori che però all'epoca erano conosciuti, perché già lavoravano nel cinema, facevano già dei parti abbastanza da non dico da primi attori, ma insomma non solo comparse. Quindi i VIP dei 150, che erano 60-70, venivano a mangiare qua da noi, quindi alle 11:30, quando ho finito di vendere pizza e mortadella, dovevo correre qua per dare la mano a mio padre, perché è vero che avevo 15 anni, ma ero alto come adesso, già ero alto 1,70 m, ero abbastanza corpulento, e mio padre ha detto: lo puoi fare perché hai il fisico per farlo.
e quindi lavoravo con lui in sala e facevo il cameriere. Quindi io il cameriere, mia sorella stava al bar, mia madre in cucina, mio padre in sala a fare il titolare, la prima donna, perché era bellissimo tra l'altro mio padre, non era, era se poteva essere un attore del cinema, perché era veramente un bell'uomo. E quindi facemmo questo film, passò questo film allegramente, durò 3 mesi, 4 mesi questa cosa, tra il montaggio delle scene e poi girare le scene, che poi quasi tutte le notte le facevano queste scene, quindi abbiamo fatto anche le 2, le 3 di notte con questa avanti e indietro di persone che venivano a rifocillarsi qua, perché la mattina gli portavo la pizza alla mortadella, ma fino alla notte, a mezzanotte, l'1, le 2, le 3, questi avevano bisogno di mangiare qualche cosa, quindi venivano sul posto e li dovevamo rifocillare. E quindi è stata una bella avventura 8 e mezzo, ed è stata talmente famosa questa cosa, che 8 e mezzo stava Ossia, Fellini stava Ossia e girava 8 e mezzo, che tutti gli attori, i registi dell'epoca sono venuti qua a vedere, a trovare Fellini, ma anche a guardarsi intorno, e gli è rimasto impresso questo posto, tanto che poi una alla volta sono tornati tutti quanti a girare il loro film. E quelli che vedete alle mie spalle sono tu, i registi che bene o male hanno girato queste... Diciamo che venivano in questo luogo che ora è sede del nostro evento, come eravamo, certo, il Rodo Incontri. Che era diverso, perché mio padre è stato cameriere fino agli anni 60 nei maggiori ristoranti di Ossia, quindi ha fatto il cameriere, l'aiuto cameriere, il cameriere e poi il direttore di 3-4 ristoranti di Ossia. Parliamo della vecchia Pineta, di Urbinati, parliamo della un albergo famoso che era al centro di Ossia. Insomma, diciamo, ha fatto la sua bella carriera come cameriere, però poi dopo il pensiero suo, lui la mattina veniva a fare colazione qua, quando questo ristorante non era ancora il nostro, ma era del proprietario di prima, che si chiamava Renato Collalti, che era uno che nella vita aveva sempre fatto il grassarolo, che è un mestiere, raccogliere il grasso e le ossa nei mattatoi e nelle macellerie. Quindi questo era il suo mestiere. E c'era la sua moglie che si chiamava la suora Elvira. Quindi i tuoi amici maggiori erano dei testaccini proprio incalliti, che erano amanti della pesca, che avevano sentito parlare di Lido Scalo e con una battana, con un palo e una rete attaccata, quella è una verghella così, una bilancia, un giorno hanno deciso di fare un'avventura e venire giù a Lido Scalo, alla foce del Tevere, e così a corrente sono venuti lungo tutto il Tevere, 50 km è il Tevere da Ponte Garibaldi a Ossia, quindi hanno fatto questi 50 km di fiume e sono arrivati alla foce. E sono rimasti innamorati al primo colpo, è stato un colpo di fulmine, perché sono arrivati all'ora del tramonto e la foce del Tevere sta al tramonto del sole, è verso il tramonto del sole, quindi sono arrivato che il cielo era rosso, sta palla di fuoco che si immergeva nel fiume, nel mare, e sono rimasti paralizzati dalla bellezza di questi spettacoli, pur essendo persone semplici, perché uno si chiamava Mastro Righetto, un altro era Lupetto, un altro era il Pizzarda e un altro era il Capitano, 4 nomi, gli lascio un programma, insomma, no? E questi sono stati i primi 4 abitanti di questo territorio, dell'Idro Scalo, l'ex Idro Scalo che era stato abbandonato dai militari, e quindi era praticamente una zona militare abbandonata, non c'era più controllo, e questi che sono arrivati dal fiume si sono trovati ruderi di magazzini, di questo ristorante, di casette che erano magari alloggi degli inservienti o dei militari dell'epoca, no? E quindi hanno trovato queste cose, hanno raccolto materiali intorno e hanno tirato su 4 casette, di cui 3 appoggiate a dei bunker della guerra. Quindi se noi andiamo a vedere quelle 3 casette, oggi ci troviamo che sono appoggiate su dei bunker, ognuna di loro è appoggiata su una parte di un bunker dell'antiaerea dell'epoca, no? Quindi è un particolare di queste 4 persone che mi è rimasto sempre impresso, persone molto semplici, molto vere, veraci, che sono stati i pionieri di questo posto. E che hanno sostituito gli ambiziosi hangar.
Sì, gli ambizioni anche, che purtroppo erano, non ci stavano, non c'erano più, erano stati fatti saltare tutti i tetti e c'erano rimasti i ruderi di questi hangar. E ancora oggi c'è il rudere che è stato rimodernato, ricoperto e ci sono degli yacht meravigliosi all'interno. Il locale nel quale noi realizzeremo questo evento, come eravamo in Rodoto Incontri, al tempo del film 8 e mezzo, com'era come adesso? Allora, intanto ripartiamo da un attimo prima di quando questi sono arrivati qua giù, no? Si sono resi conto che stavano in quattro famiglie, perché poi hanno portato pure le famiglie qua, e non c'era né un bar, né un ristorante, né niente, c'erano solo loro quattro. Quindi hanno cominciato a spargere la voce e dopo un po' sono cominciati ad arrivare gli amici degli amici degli amici e da quattro casette sono diventate la cinquantina. E tra questi amici c'era una persona che aveva sempre avuto il sogno di aprire il ristorante, però non c'aveva i soldi. Allora, Lupetto, che era il più ricco di tutti questi, pensa, ha festeggiato 1 miliardo all'Etoscalo, il suo miliardo, perché questo è un mestiere, lui faceva proprio il mattatore, quindi ammazzava le bestie al mattatoio e poi le vendeva alle macellerie, quindi lascio immaginare quanti soldi ci aveva, non si sapeva. Nessuno ha mai saputo, però 1 miliardo l'ha festeggiato qua, e 1 miliardo all'epoca era tanti soldi, non quelli di oggi. 1 miliardo di oggi è niente a confronto al 1 miliardo da allora, degli anni 60, 50, 54, 55. E allora gli venne in mente questo amico che aveva sempre detto che aveva un sogno di fare un ristorante, che si chiamava Renato Collalti, che era il grassarolo che dicevamo prima, grassarolo che andava da lui a raccogliere il grasso, questo ammazzava le bestie e lui andava lì, comprava, si prendeva tutto il grasso e poi dopo lo faceva il sapone, ci faceva le cose le più strane, guardate, faceva osso e grasso servivano per quello. E praticamente a questa persona gli disse che aveva trovato il posto per fargli aprire il suo ristorante e lo portò sul posto. Questo gli piacque il posto, no? Però il ristorante doveva nascere dove siamo adesso noi, e in questo posto era anticamente, nel tempo dell'aeronautica, era la mensa degli ufficiali e dei sottufficiali. C'erano due capannoni e una struttura centrale di due piani, che però era stata fatta saltare per aria, quindi c'erano soltanto i muri fino a 1 metro d'altezza, tutto un perimetrale di 1 metro, sembrava di stare scavando ossa antica, insomma, un perimetro di e quello, diciamo, che era. Questo è il passato dei Villa di Tiberio, di Tiberio, dove, certo, realizzeremo questo evento. Perfetto. Però volevo dire, per chiudere il discorso, che mio padre, quando arrivò qua, trovò il ristorante dell'osteria della sora Elvira, che era la moglie di questo Renato Collalti, che ha avuto i soldi da Lupetto, cioè da questo ricco macellaio, ha avuto un prestito per poter fare la costruzione, però fece una costruzione molto semplice, ritirò soltanto sulla mensa degli ufficiali a un piano, e dove stavano i capannoni, fece due capannoni di legna e suoie per far mangiare la gente fuori, quindi d'estate c'erano due reparti. Dove siamo adesso noi c'erano i facottari, che erano quelli che venivano col cibo proprio da casa, che è stata un'usanza meravigliosa secondo me, io l'ho rifatta pochi anni fa per far capire alla gente che cosa vuol dire venire a mangiare con i cibi propri. Li ho portati. Quelli che hanno inventato pane coperto. Quelli dopo li hanno inventato pane coperto, loro questi in effetti venivano qui con i cibi propri e l'unica cosa che compravano era acqua e vino. No, quindi noi gli davamo il tavolo, gli davamo il pane da bere e qualche volta prendevano un po' di cozza alla marinara, prendevano un fritto di pesce. I più ricchi si prendevano una fiamminga dei spaghetti, però insomma dovevi trovare quelli benestanti, insomma, per arrivare a questo, no? Però ecco, quindi dalla sora Elvira divenne il ristorante da Nando, perché mio padre si chiamava Leone Luciano, ma lui da sempre si faceva chiamare Nando perché il suo nome d'arte era Nando, i suoi zii ricchi che lo tenevano a battesimo, loro lo chiamavano Nando, siccome poi l'hanno chiamato Luciano, allora loro sempre Nando e lui si è fatto chiamare Nando fino alla morte. Quindi voglio dire, Nando tirò su questo ristorante che ebbe la fortuna di essere tirato su negli anni 60 e quindi proprio quando cominciava il cinema, quando all'Etoscalo arrivava il cinema. Quindi con queste truppe, queste produzioni e questo benessere che è arrivato, ci è piovuto addosso, noi in pochi mesi, non in pochi anni, in pochi mesi mio padre, da una 600 che ci aveva,
se ne comprò subito un'altra per affittarla. E poi comprò un 1003 favoloso perché era bellissimo, celestino, una cosa che ricordo, un 1003 Fiat, eravamo i più ricchi di Ostia con quella macchina, una cosa bellissima. E poi c'avevamo questa situazione di benessere, perché lavoravamo tanto e c'eravamo personale, 13-14 camerieri, cucina, cuochi in cucina, ma cuochi 4 stelle, proprio veramente bravi, perché non c'era problema di pagamento, perché i soldi ci piovevano addosso da tutte le parti. A mio padre veramente si è comprato 1, 2, 3 appartamenti all'epoca, e poi dopo col tempo se li è rimangiati, perché abbiamo avuto pure i periodi negativi, non è che sono sempre stati positivi. Però voglio dire, all'epoca è stata una bomba di economia, di successo economico. Quindi voglio dire, è stata una bella esperienza.